C'è anche la UIL tra i promotori della raccolta di firme per il referendum contro l'autonomia differenziata, mentre l'Italia continua a discutere sulla legge Calderoli e su analisi e prospettive di una riforma definita spacca paese. Il tema è entrato anche nel dibattito del Consiglio confederale regionale della UIL Abruzzo, che si è tenuto nella sala Tosti dell'Aurum di Pescara e a cui ha partecipato anche Santo Biondo, segretario nazionale della UIL. Per noi questa è una legge che spacchetta il paese, accelera le disuguaglianze, soprattutto nell'area dei servizi di cittadinanza, a partire dalla sanità, dall'istruzione. Queste sono due temi che storicamente hanno garantito l'unità e la coesione nazionale. Noi siamo assolutamente contrari a questa legge, riteniamo che un paese che ha tassi altissimi di povertà assoluta, dove le disuguaglianze crescono piuttosto che ridursi, e non solo al sud ma in tutto il paese, dove manca una politica industriale, dove i tassi di occupazione giovanile e femminile sono tra i più bassi d'Europa, dove ci sono 3 milioni di NEET, di giovani che non studiano, non si formano e non lavorano, e dove soprattutto ci sono più di 4 milioni e mezzo di lavoratori che stanno al di sotto di 11.000 euro di reddito l'anno. Crediamo che questa non sia assolutamente la priorità. Questo è un momento invece in cui il mondo ci sta spiegando che bisogna stare insieme, lo deve fare l'Europa, immaginiamo se non lo possa fare l'Italia in un momento particolare anche di cambiamenti geopolitici importanti. Siamo convinti che raccogliendo le 500.000 firme ci possa essere la grande possibilità di fermare questa legge. Chi dice che la legge può essere cambiata o migliorata sta dicendo grandi fandonie ai cittadini. Per fermare questa legge Calderoli, che tutt'altro è che il regionalismo differenziato di matrice costituzionale, ma è una successione mascherata, bisogna impegnarsi ad abrogarla. Noi su questo siamo fortemente convinti, stiamo riscuotendo già da sabato, appena incominciata la raccolta delle firme, una grande partecipazione. Siamo convinti che le persone hanno in mente che l'Italia deve essere una, unica, unitaria, e deve essere soprattutto proiettata a quelli che sono i temi del paese reale. Michele Lombardo, segretario generale della UIL Abruzzo, spiega che noi siamo una delle regioni maggiormente interessate al fatto che il referendum raggiunga il quorum e che vincano i sì all'abrogazione di questa riforma. Sono convinto che il nostro popolo capirà qual è il proprio interesse e giudicherà in maniera serena e deciderà in maniera consapevole, e io dico anche con senso di responsabilità. Per l'Abruzzo, come il resto del centro-sud Italia, il divario con le regioni del nord aumenterà. Su temi per noi fondamentali, nei quali con questa giunta regionale stiamo iniziando a discutere, penso al tema della sanità pubblica regionale, i trasporti, la scuola, le infrastrutture. Noi siamo una regione dove su queste materie ci giochiamo molto per il prossimo futuro. Sulle materie di cui tratterà l'autonomia differenziata, qualora dovesse, come dire, proseguire il suo cammino legislativo, noi siamo nelle condizioni nelle quali l'Abruzzo avrà sicuramente un arresto negativo.